dopo la grande prestazione con il Chelsea e la vittoria cinica di Torino, la Roma ha la possibilità di fare 6 punti in 4 giorni nel Crotone Bologna in casa. Si parte dal Crotone, terz'ultimo in classifica, che in trasferta ha conquistato un solo punto. Stadio Olimpico di Roma, amici di Centro Sono Sport, benvenuti a Roma Crotone, decima giornata del campionato di Serie A. Buonasera da Marco Cordaro e Daniele Garboni. In profondità per Gerson, vede l'inserimento offensivo di Kolarov che galoppa all'interno dell'area di rigore, defilato sulla sinistra, c'è il contatto con Simic che da terra Kolarov, calcio di rigore, indica il dischetto Manganiello. Questo è quasi totalmente merito di Gerson, il taglio da intermedio del brasiliano che va alle spalle dove deve andare l'intermedio di Di Francesco, va a ricevere la palla, l'appoggio corto per Kolarov che entra senza troppa difficoltà, viene esteso, calcio di rigore che sembra evidente. Diego Perotti che quindi ha la possibilità di portare la Roma in vantaggio, calcio di rigore per la squadra di Eusebio Di Francesco, Perotti contro Cordaz, è tutto pronto per la battuta del calcio di rigore, l'arbitro controlla che non ci siano giocatori all'interno dell'area, il fischio di Manganiello, va Perotti, solita rincorsa lenta, va a calciare! Pallone alla destra di Cordaz e Roma in vantaggio, intuisce il portiere del Crotone ma non può arrivarci, Roma 1 Crotone 0, la firma di Diego Perotti, non potente ma decisamente mangolato, è andato a calciare con la precisione Diego Perotti che incrocia il suo destro, Cordaz parte con un pizzico di ritardo e si ritrova la palla alle spalle. Gunalon resiste alla pressione di Mandragora, poi verticalizza per Perotti, tre quarti offensiva, passa Perotti, vince anche un ripallo fino in fondo, grande progressione, pallone verso Dzeko, defilato, prova il diagonale, il palo di Dzeko, non arriva poi Under per il tap-in. Battezzato la porta e ha provato a buttarla giù, la traversa, poi Karsdorp blocca Kotter. Con Kolarov, tocco centrale per Gonalon, ancora verticalizza per De Frel, Zanatiro, calcio col destro e pallone fuori di pochissimo, Roma vicina al gol del 2-0 con il piazzato di De Frel. Stavolta ci è andata davvero molto vicina al 2-0, De Frel prende la mira, poi sbaglia da lì, doveva prendere la porta, poteva fare gol. Può bastare, the end all'Olimpico per Manganiello con la Roma che vince per 1-0 contro il Crotone con il calcio di rigore trasformato al decimo minuto del primo tempo da Diego Perotti, una gara comandata dall'inizio fino alla fine quasi perché nel recupero la Roma ha avuto paura.